Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre, ti canto una preghiera, quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Noi ti glorifichiamo, noi ti glorifichiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo. Libro di Cielo, volume 10, capitolo 17, 8 febbraio 1911. Continuando il mio solito stato, ho passato circa 6 giorni tutta immersa nell'amore del mio benedetto Gesù, tanto che delle volte mi sentivo che non potevo più reggere e dicevo a Gesù: basta, basta che non ne posso più. Mi sentivo come dentro un bagno d'amore che mi penetrava fin nel midolla delle ossa. Ora mi parlava Gesù d'amore e mi diceva quanto mi amava, ed ora gli parlavo io d'amore. Il bello era che delle volte Gesù non si faceva vedere, ed io nuotando in questo bagno d'amore mi sentivo crepare il cerchio della povera natura, e mi lamentavo con Gesù, e lui che mi sussurrava all'orecchio: l'amore sono io, e se tu senti l'amore è certo che sono con te. Altre volte lamentandomi mi diceva all'orecchio, ma tutto all'improvviso: Luisa, tu sei il mio paradiso in terra, ed il tuo amore mi rende felice. Ed io: Gesù mio amore, che dite? Volete burlarmi? Già voi siete felice per voi stesso, perché dite che siete felice per me? E lui: sentimi bene, figlia mia, comprenderai ciò che ti dico. Non c'è cosa creata che non abbia vita dal mio cuore. Tutte le creature sono come tante corde che escono dal mio cuore e che hanno vita da me. Di necessità e naturalmente tutto ciò che fanno si ripercuote tutto nel mio cuore, fosse anche un movimento. Di conseguenza, se fanno male, se non mi amano, mi danno continua molestia. Quella corda risuona nel mio cuore suoni di dispiacere, di amarezze, di peccati, e vi forma suoni lugubri da rendermi infelice per parte di quella corda o vita che esce da me.
Invece se mi ama ed è tutta intenta a contentarmi, quella corda mi dà continuo piacere e vi forma dei suoni festosi, dolci, che armonizzano con la mia stessa vita. E per parte di quella corda io ne godo tanto, fino a rendermi felice ed a godere per causa sua il mio stesso paradiso. Se comprendi bene tutto questo, non dirai più che ti burlo. Ed ecco quello che dicevo io d'amore e quello che diceva Gesù. Lo dirò spropositato e forse anche non connesso tra loro, perché la mente non si adatta del tutto alle parole. O mio Gesù, amore tu sei. Sei tutto amore, ed amore io voglio, amore desio, amore sospiro, amore io supplico e ti scongiuro amore. Amore mi invita, l'amore mi è vita, amor mi rapisce il cuor fin nel sen del mio Signore. D'amore mi inebria, d'amore mi bea. Io sola, sola e sola per te, tu solo e solo per me. Or che siamo soli parliamo d'amore, deh fammi intendere quanto mi ami, perché solo nel tuo cuore amore si comprende. D'amore vuoi che tu che ti parli? Senti, figlia, a me diletta la mia vita d'amore. Se respiro, ti amo. Se mi batte il cuore, il mio palpito ti dice amore, amore. Sono folle d'amore per te. Se mi muovo, amore, ti aggiungo. D'amore ti inondo. D'amore ti circondo. D'amore ti carezzo. D'amore ti freccio. D'amore ti saetto. D'amore t'alletto. D'amore ti alimento. Ed acuti dardi ti mando al cuore. Basta, oh mio Gesù, per ora già mi sento venir meno d'amore. Sostienimi fra le tue braccia, chiudimi nel tuo cuore, e da dentro il tuo cuore fammi sfogare anche a me d'amore, altrimenti io muoio d'amore. D'amore deliro, d'amore io brucio, d'amore fo festa, d'amore languisco, d'amore mi consumo. L'amore mi uccide, e a vita novella mi fa risorgere più bella. La mia vita mi sfugge e sento solo la vita di Gesù, mio amore. Ed in Gesù, mio amore, mi sento immensa ed amo tutti. Mi piaga d'amore, mi inferma d'amore, d'amor mi abbellisce e mi fa più ricca ancora. Dir di più non so. O amore, tu solo mi intendi, tu solo mi comprendi. Il mio silenzio ti dice più ancora. Nel tuo bel cuore si dice più col tacere che col parlare. Ed amando si impara ad amare. Amore, amore, parla tu solo, che essendo amore, sai parlare d'amore. Amore tu vuoi sentire? Tutto il creato ti dice amore. Se brillano le stelle, amore ti dicono. Se nasce il sole, amore ti indora. Se splende di tutta la sua luce nel suo pieno meriggio, strali d'amore ti manda al cuore. Se il sole ti tramonta, ti dice Gesù che muore per te d'amore. Nei tuoni e lampi, amore ti mando, e scocchi di baci ti do al cuore. Sulle ali dei venti, amore che corre. Se mormorano le acque ti stendo le braccia, se si muovono le foglie ti stringo al cuore, se olezza il fiore ti ricreo d'amore. Tutto il creato, in muta favella ti dice al cuore, solo da te voglio vita d'amore. Amore io voglio, amore desio, amore mendico da dentro il tuo cuore, sono solo contento se mi dai amore. Mio bene, mio tutto, amore insaziabile, se vuoi amore, amore mi doni. Se mi vuoi felice, amore mi dici. Se mi vuoi contenta, amore mi rendi. Amore mi investe, amore mi invola, mi porta al trono del mio fattore. L'amore mi addita la sapienza increata e mi conduce nell'eterno amore. E lì io fermo la mia dimora. Vita d'amore vivrò nel tuo cuore. Ti amerò per tutti, ti amerò con tutti, ti amerò in tutti. Gesù, suggellami tutta d'amore dentro il tuo cuore. Svela le mie vene ed invece di sangue fa scorrere amore. Toglimi il respiro e fa che respiri aria d'amore. Bruciami le ossa e le carni e tessimi tutta, tutta d'amore. L'amor mi trasformi, l'amor mi conformi. L'amore mi insegni teco a soffrire. L'amor mi crocifigga e tutta simile a te mi renda. Capitolo 19, marzo 26, 1911. Questa mattina, trovandomi fuori di me stessa, vedevo la celeste mamma col bambino in braccio. Il divino bambino mi ha chiamato con la sua piccola manina ed io sono volata a mettermi in ginocchio innanzi alla mamma regina e Gesù mi ha detto: figlia mia, oggi voglio che parli con la nostra mamma. Ed io ho detto: celeste mamma mia, dimmi, c'è qualcosa che in me dispiace a Gesù?
E lei, carissima figlia mia, stati tranquilla, per ora non vedo niente che dispiaccia al mio figlio. Se mai sia, incorrerà in qualche cosa che potrà dispiacergli, ti terrò subito avvisata. Fidati della mamma tua e non temere. Come la celeste regina mi assicurava così, mi sentivo infondere nuova vita ed ho soggiunto. Dolcissima mamma mia, in che tristi tempi siamo? Ditemi, è proprio vero che Gesù vuole le riunioni dei sacerdoti? E lei con certezza le vuole, perché i frutti stanno per innalzarsi troppo in alto e queste riunioni saranno ancora le lucerne, il timone con cui la Chiesa si salverà dal naufragio della tempesta, che mentre comparirà che la tempesta abbia sommerso tutto, dopo la tempesta si vedrà che sono rimaste le ancore, le lucerne, il timone, cioè le cose più stabili per continuare la vita della Chiesa. Oh, quanto sono vili e codardi e duri di cuore! Quasi nessuno si muove mentre sono tempi di opere. I nemici non si riposano e loro se ne stanno neghittosamente, ma peggio sarà per loro. Poi ha soggiunto: figlia mia, cerca di supplire a tutto con l'amore. Una cosa sola ti stia a cuore: amare, un solo pensiero, una sola parola, una sola vita, amore. Se vuoi contentare e piacere a Gesù, amalo e dagli sempre occasione di farlo parlare d'amore. Questo è l'unico suo sollievo che lo ricrea, l'amore. Digli che ti parli d'amore e lui si metterà in festa. Ed io, tenero mio Gesù, senti che dice la nostra mamma, che ti domandi amore e parli d'amore. E Gesù, festeggiando, ha detto tali e tante cose della virtù, dell'altezza, della nobiltà dell'amore che non è del mio linguaggio umano il saperlo ridire. Perciò faccio puntini puntini. Bene, i brani che abbiamo ascoltato, più che da meditare, sarebbero da contemplare in silenzio. Ecco, forse sarebbe una buona idea proseguire la meditazione in silenzio, ecco, semplicemente lasciando che risuonino dentro le corde della nostra anima e del nostro cuore, che penso che se si sentano alcune espressioni, alcune frasi, la cosa principale sia proprio ascoltare le risonanze che ci provocano, i pensieri che ci provocano, i sentimenti che ci provocano, i desideri che ci provocano, gli affetti, forse i sogni. Allora Gesù riparte ridicendo una frase che abbiamo già sentito: Luisa, tu sei il mio paradiso sulla terra ed il tuo amore mi rende felice. E Luisa, giustamente, penso che chiunque di noi, a parte che se sentissi dire una cosa di questo genere da nostro Signore, insomma, vabbè, però chiunque di noi, parlando con l'intelletto illuminato dalla fede, direbbe: ma come Gesù? Ma tu sei Dio, tu sei la stessa felicità, insomma, come faccio io a renderti felice? Come fai a dire che sei felice per me? E qui Gesù dà una spiegazione spettacolare, profondissima tra l'altro da un punto di vista teologico, a cui noi raramente pensiamo, perché siamo sul pianeta Terra, camminiamo nella fede e la fede rappresenta un velo consistente, cioè noi dobbiamo immaginare, per capire un po' che cos'è la fede, cioè come se stessimo in un teatro dove c'è un sipario. È come se fosse una rappresentazione teatrale che avvenisse però a sipario chiuso. Ecco, e tra l'altro senza che neanche molto spesso si possano sentire i dialoghi, quindi è come se uno sentisse dietro sto tendone che, non lo so, gli attori camminano, pestano il palco, si muovono alcune cose, no? Però dici: ma che staranno a fare, che staranno a dire? Perché c'è sta questo velo. Ecco, questo velo è chiaramente dall'altra parte. Cosa ci stanno? Ci sono le verità di fede, no? Sono appunto velate. Perché? Perché tu le conosci, se le conosci, ecco perché è così importante formarsi nella fede, ma non ti appaiono evidenti, cioè, perché dici: ma
cioè non hai nulla, insomma, per dire questo forse è proprio così, nulla o a volte molto poco, no? Perché dico questo? Qual è la verità di fede che sta sottesa a quella spiegazione che dà Gesù? Dio creatore. Dio che è creatore e principio di conservazione nell'essere di tutto ciò che è. Per cui, secondo il nostro modo di parlare, l'attenzione di Dio nei confronti di me come singolo è ininterrotta e non è un'intenzione, come dire, verso qualche cosa di estrinseco, ma verso qualche cosa che proviene da Lui, che ha fatto Lui, è distinta da Lui, certamente non esiste nessun panteismo né immanentismo nella nostra fede, no? Quindi ogni ente creato è distinto da Dio e non coincide con Lui, però è cosa che a Dio appartiene, per cui ciò che accade in quell'ente creato necessariamente lo riguarda, forza. E se anche questo, e anche qui dobbiamo entrare nell'orizzonte della fede, non turba minimamente la felicità, la perfezione, diciamo, e la vita che Dio ha in se stesso in quanto Dio, però da un punto di vista di quello che i teologi chiamano, appunto, che è la gloria accidentale che Dio riceve dalla creazione, è il fatto di riceverla o di non riceverla, quindi il fatto che uno stia bestemmiando dalla mattina alla sera o stia dicendo dalla mattina alla sera Gesù ti amo, non lo lascia senza conseguenze. Se uno ci pensa, è ovvio una cosa di questo genere. Il problema è che molte volte noi a tante cose non ci pensiamo, appunto perché le verità di fede stanno sempre al di là. Allora Gesù dice, guarda che non c'è cosa creata che non abbia vita dal mio cuore, quindi tutte le creature sono corde che escono dal mio cuore e che hanno vita da me. Cioè, qui non fa niente che uno ci creda o non ci creda, che esiste Dio, che Gesù Cristo è il figlio di Dio fatto uomo e la vita della nostra anima. Se anche uno non ci crede, cioè, non è che la realtà si cambia, cioè un ateo, un miscredente, uno sono perso un nemico di Dio o cose del genere, è comunque una sua creatura, è comunque una corda che esca dal suo cuore, è comunque oggetto del suo amore. Ed è comunque non soltanto oggetto del suo amore, ma, tra virgolette, questo sempre secondo il nostro modo di pensare, insomma, che è al tempo stesso, come dire, desiderato dal Signore, desiderato nel senso che vorrebbe Dio lo stesso ricambio di amore da parte di quella creatura che Lui ha per lei. E quando questo non c'è, Gesù cosa dice? Se fanno male, se non mi amano, mi danno continua molestia. Suonano dentro il mio cuore dispiaceri, amarezze, peccati, suoni lugubri. Attenzione, come Gesù spiega bene, no? Da rendermi infelice per parte di quella corda, d'accordo? O vita che esce da me. Quindi questo non tocca, ripeto, la felicità essenziale di Dio, ma influisce su, diciamo così, quella parte di felicità, secondo sempre il nostro modo di parlare, che a Dio viene dalla sua stessa creazione. Anche i beati in paradiso hanno una gloria essenziale, questo lo insegna la Chiesa Cattolica, ma anche quello che ho appena detto autorevolmente, quindi non sono pie idee quelle che sto adesso esponendo, quindi sto, come dire, fondando dogmaticamente, anche dottrinalmente, questa espressione di Gesù, nel senso che non è questo qui, come dire, una pia fantasia di un'anima devota che scambia i suoi sentimenti e li attribuisce a Gesù. No, no, cioè il fondamento di questa roba è veramente solido. I beati in cielo hanno una gloria essenziale, che è data appunto dalla visione beatifica, faccia a faccia di Dio, ma hanno anche la gloria accidentale, loro, che consiste nel godimento, sempre proporzionale ai meriti, di tutti gli enti creati da parte dell'Altissimo, degli altri beati e di tutte quante le altre cose che in paradiso ci sono e ci saranno. Anche godere della Madonna, diciamo così,
fa parte della gloria accidentale del paradiso, perché la gloria essenziale è la visione beatifica di Dio faccia a faccia, cioè del mistero della Santissima Trinità e della sua contemplazione e della sua compenetrazione, poi tra l'altro, amorosa e dilettevole. Al contrario, se mi ama, prosegue Gesù, ed è tutta intenta a contentarmi, quella corda mi dà continuo piacere e vi forma dei suoni festosi, dolci, che armonizzano con la mia stessa vita, e per parte di quella corda io ne godo tanto fino a rendermi felice e a godere per causa sua il mio stesso paradiso. Ma non ci deve stupire, cosa diceva Santa Teresa di Gesù bambino? Come la chiamava l'anima? L'anima è il piccolo cielo di Dio. Basta leggere gli scritti di Santa Teresina, dottore della Chiesa. L'anima è il piccolo cielo, vuol dire che potenzialmente è un piccolo paradiso di Dio, perché lì ci sono seminate. La nostra anima è un'individualità assoluta, è una corda unica in tutto il creato. Non c'è una persona diversa da me ora, non c'è mai stata una persona diversa da me, uguale a me ora, non c'è mai stata e mai ci sarà. Io, e questo io vale per chiunque ascolta queste parole, devo mettermi bene in testa che sono un unicum nell'universo. Quindi quella corda che io rappresento e che forse neanche io comprendo e ben conosco, la posso rappresentare soltanto io e nessun altro. Ecco, a questa, come dire, spiegazione, vedete che Gesù la dà in termini semplici e accessibili ad un'anima semplice, no? Ma io ho voluto apposta, insomma, illustrare il background dogmatico che c'è dietro questa roba. Ecco, proprio perché ieri siamo stati a messa, c'era il prologo del Vangelo di San Luca, guarda che io ho fatto ricerche perché tu ti stia tranquillo sulla solidità degli insegnamenti che abbiamo ricevuto, dice a proposito del Vangelo, no? È importante che sia dato fondamento solido a tante cose. E qui poi comincia questo dialogo d'amore che commentarlo sarebbe proprio fargli una violenza, ma come sempre, no? Che effetto ci fa? Cioè, io ho mai detto qualcosa del genere a Gesù simile a quello che ne dice Luisa? Amore sospiro, amore io supplico, comincia d'amore mi inebria. Io sola e sola per te, tu sola e sola solo per me. E quello che risponde Gesù, sono folle d'amore per te. Che pensiamo noi? Cioè, che reazione ci fa sentire Gesù che dice questa parola? Sono folle d'amore per te. Ha detto, d'amore ti freccio, d'amore ti saetto, d'amore di alimento ed acuti dardi ti mando al cuore. Cioè, io anche qui mi permetto di dire che da un punto di vista mistico c'è un fenomeno che si chiama tecnicamente la transverberazione. Per esempio San Carlo da Sezze, che è un santo della nostra diocesi, delle nostre parti, è l'unico caso conosciuto nella storia della Chiesa che è stato transverberato, cioè ha ricevuto una frecciata ma sensibile al cuore con un dardo partito dall'Eucaristia che stava esposta. Questa è storia. Santa Teresa d'Avila non una volta sola è stata trasverberata e diversi grossi santi hanno ricevuto questa esperienza mistica. È proprio la trasverberazione, cioè non è una metafora soltanto, d'accordo, d'amore di freccio, d'amore di saetto. Cioè, abbiamo visto i disegnini di quando due sono innamorati con l'angioletto, insomma, che scocca la freccia. Queste frecce scoccano sul serio, perché alcuni grandi santi non hanno vissuto queste cose. Allora, io invito sempre a, almeno per me così è stato, cioè, ripeto, gli scritti di Luisa Piccarreta, tra le altre cose, tra le altre meraviglie che hanno, ti portano dentro in maniera viva, cioè l'amore di Dio non è più un concetto teorico, tu dici, ma sai, Dio, sì, Dio mi ama, però Dio sta dall'altra parte, quindi si capisce manco bene che sarà st'amore, insomma, o a volte qualcuno lo travisa con il famigerato e caricaturale Dio bonaccione, che l'amore vuol dire che gli sta bene tutto, che tanto alla fine abbiamo scherzato e vanno tutti in paradiso, no?
queste cose, insomma, che sono ridicole oltre che in parte blasfeme, no? Ma qui l'amore di Dio emerge al vivo, al vivo, al vivo. Luisa ribatte ancora: d'amore deliro, d'amore io brucio, d'amore languisco, d'amore mi consumo. Anche qui, se si legge la letteratura mistica, tipo Santa Teresa, che parla benissimo del languore d'amore, no? Parla dell'amore di languore e dell'amore di struggimenti. Il languore è quell'impeto violento di amore che si prova quando l'amato è assente, quindi quando non ne avverti la percezione sensibile. Mentre lo struggimento è quella sorta di impazzimento, di delirio che si avverte quando l'amato è presente. Sono tutti quanti concetti noti questi qua però anche qui, insomma, vanno a fare un componimento. Io una roba di questo genere, ne ho lette tante di scritti, io non ho mai visto parole di questo genere. Probabilmente i mistici se le sono tenute per sé e magari le avranno certamente ridette nel privato a Gesù, no? E anche qui comunque c'è una caratterizzazione di questi scritti che Gesù glieli fa mettere per quanto possibile, perché poi abbiamo visto che alcune cose non riesce a dirle, però glieli fa mettere nero su bianco perché? Perché la vita nel divin volere apre orizzonti di questo genere. Io di questo ne sono convintissimo. La vita mi sfugge, sento solo la vita di Gesù, mi piaga d'amore. E ancora Gesù gli dice un'altra cosa, gli fa vedere tutto quanto l'amore depositato nel fiat creante, no? Se brillano le stelle, amore ti dicono, se nasce il sole, amore ti indola, bellissima quell'immagine. Se il sole tramonta, ti dice Gesù che muore per te d'amore. Nei tuoi lampi ti mando amore e scocchi di baci ti do al cuore. Insomma, tanta roba questa qui. E continua: solo da te voglio vita d'amore, amore io voglio, non vuole altro Gesù. E poi Luisa riconclude, insomma, con le sue frasi: bruciami le ossa e le carni, toglimi il respiro, fa che muoia d'amore, svena le mie vene, l'amore mi trasformi, l'amore mi insegna a soffrire con te, mi crocifigga e tutta simile a te mi renda. Insomma, questa è tanta roba questa qui. E nel secondo capitoletto che abbiamo letto, ho saltato quello centrale perché era un po' una parentesi sui bisogni della Chiesa, ma qui bisognava, insomma, mantenere questa del tutto peculiare meditazione e contemplazione sulle frequenze alte, insomma, dell'amore divino. E la Madonna le dice: guarda, cerca di supplire a tutto con l'amore. Una sola cosa ti stia a cuore: amare. Un solo pensiero, una sola parola, una sola vita: amore. Se vuoi contentare e piacere a Gesù, amalo e dagli sempre occasione di farlo parlare d'amore. Questo è l'unico suo sollievo che lo ricrea, l'amore. Attenzione, questo discorso la Madonna lo fa in un contesto dove riprende un tema, e poi lì si può andare a leggere liberamente, che erano i capitoli precedenti, che come accennavo nell'ultima meditazione, sono destinati principalmente ai sacerdoti, dove parla di queste case di riunione che Gesù voleva che i sacerdoti vivessero insieme, per aiutarsi reciprocamente, per tendere ad una maggiore santità, per distaccarsi dalla famiglia, eccetera, in vista di una rinnovazione santa della Chiesa, no? Qui dice: i flutti stanno per innalzarsi troppo, la Chiesa si salverà dal naufragio della tempesta. Insomma, sono passati un centinaio di anni, 100 anni fa, nel 1911 c'erano alcuni problemi grossi, insomma, chi ha studiato la storia della Chiesa lo sa, oggi ne vediamo altri, quindi non vediamo ancora, almeno non si vede sorgere, ci sono i prodromi, ma non è sorta quell'alba radiosa di luce splendente nella Chiesa. Cioè, dire questo sarebbe, come dire, ignorare delle verità abbastanza evidenti. Stiamo ancora in una fase abbastanza tumultuosa e tempestosa. Numero uno, c'è sempre la speranza, sempre, d'accordo, che sicuramente la Chiesa si rialzerà da questa. Sono rimaste le ancore, ci sono anche adesso in giro le lucerne, il timone e le cose più stabili per continuare la vita della Chiesa. Quindi, anche in tempi come tumultuosi, quando ci sono, si vive sempre sereni. Io ho sempre detto alle persone: dice, ma la situazione è critica, dice, allora. Dio non abbandona chi cerca Dio anche oggi. Dio
chi cerca fonti autorevoli, bravi sacerdoti, bravi vescovi, ne trova quanti ne vuoi, ci sono in giro, non è vero che non ci stanno, ce ne stanno e come, d'accordo? E tanti. E io non soltanto che ne sono sicuro, ma l'ho visto tante volte in base alla mia esperienza, che chi desidera sinceramente trovare il Signore lo trova, perché le fonti e i canali aperti anche in tempi tumultuosi Dio ne lascia quanti ne vogliamo, e al tempo stesso prepara lentamente, molte volte nel nascondimento e senza troppi clamori, le risorse nuove, ecco, per far, come è sempre successo nel corso della storia, farà sorgere sempre la Chiesa a novellata vita. Dura un po' e poi ricominciamo con le bombardate, perché purtroppo il diavolo fa sempre il suo lavoro, è sempre così, quindi non bisogna turbarsi più di tanto. Ma l'altra cosa importante da fare in questi frangenti è: che cosa posso fare per la Chiesa? Punto primo, amare Gesù. Perché se in molti lo offendono, non fanno quello che lui vuole o gli danno corde stonate, io almeno io cerco da dartela, non dico chissà che cosa, insomma, almeno un qualche cosa di decente, cioè. E questo sarebbe tanto. E come posso contribuire invece al bene esterno e pubblico? Cioè con la preghiera e con la santità, come tante volte abbiamo visto. Con la preghiera, con la santità, con la fedeltà e con la fiducia e con la speranza, ma anche l'operazione che viene fatta nel senso di sollevare Gesù ricreandolo d'amore, cioè per esempio, concludo, dice: ah padre, ho partecipato alla messa, brutta, in chiesa c'era un macello, tutti che chiacchieravano e nessuno si inginocchiava alla consacrazione, il sacerdote c'aveva fretta, tutte queste cose qui. Dico va bene no, nel senso sono cose che possono succedere oggi, no? Ma tu che hai fatto in quel contesto? Perché si può reagire in due modi. Allora, vedo queste cose, mi prende lo sdegno, mi arrabbio, dico ma guarda che roba, questi sono una banda dei cafoni, è finito il senso del sacro, pure sto prete, ma che sta a fare? Quindi fare una montagna di peccati sopra, d'accordo? Perché lo sdegno e anche la, come dire, l'esternare il proprio disappunto in questo modo non risolve niente, non è certamente una cosa buona. Oppure io mi trovo lì, bene, mi metto in ginocchio, mi sto nel mio silenzio e comincio a fare atti d'amore, atti di riparazione e dico a Gesù: guarda, te immagini come puoi stare qua in mezzo, ci sto io, metto il mio ti amo nei cuori di tutti, cerco di ripararti per tutti, cerco di sollevarti per tutti, in modo tale che a me, se non concesso, ci sarà sicuramente qualcun altro che sta facendo questa cosa, ma se ci fosse nessuno dentro sta chiesa che ti sta amando un pochino, ti amo io per tutti e nessuno escluso, sarebbe meglio far così? E penso che il nostro Signore ne sarebbe molto sollevato, tanto, cioè, se io mi arrabbio e mi sdegno non è che la situazione cambia, cioè faccio, mi prendo una bella arrabbiatura durante la messa e magicamente dopo che mi sono arrabbiato tutti stanno zitti, tutti sono devoti, il sacerdote comincia a celebrare la messa con l'ars celebrandi del più grande liturgo. No, non succede niente. L'unica cosa sensata che si può fare in quel momento è: uno, non adeguarsi, quindi stanno tutti a parlano e io sto zitto, stanno tutti in piedi e io sto in ginocchio, il sacerdote mostra poca devozione e io ne mostro tanta, e tutto quello che non viene dato a Gesù da parte degli altri, l'unica cosa che posso fare è dargli il mio, e io dico: Gesù, questo non posso fare, so uno, d'accordo, ma se in molti, anziché moltiplicare sdegni, rabbie, pur giustificati, per carità, pur fondati, facessero così, quanto andrebbero meglio le cose. E quanto prima, a mio avviso, cambierebbero tante situazioni e si risolverebbero tanti problemi. Che l'amore possa essere la nostra guida, soprattutto in situazioni e in realtà problematiche e a volte anche tempestose.
Bene, oh Santa Vergine Maria, riteniamo fatta a noi la lezione che tu hai fatto a Luisa e che si sintetizza, potremmo chiamarla amore solo amore, potremmo anche dare il titolo a questa meditazione con questa tua. L'unico sollievo che ricrea Gesù è l'amore. E se vogliamo metterlo in festa in qualunque momento, e se vogliamo anche fargli aprire tutti quanti i tesori che scorrono da lui alla nostra vita, dobbiamo entrare in questo orizzonte. Questo vale per lui e questo vale anche per te. E i tuoi devoti, ecco, si affrettino anche a comprendere e a imparare questo. Ecco, perché l'amore certamente è infinito per Gesù, ma l'amore è anche per colei che ne è la copia vivente e come lui, anche se ovviamente nell'ambito della realtà creata, è vissuta e vive in stato di assoluta fusione con la divina volontà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.